Lo bacia a me, no? Pomodoro, Insomma, Biagio Izzo ci ha messo la faccia sulla prima. Sì, solo ho sbattuto, praticamente ho lasciato la mia impronta. È una cosa molto bella, è un regalo che mi hanno fatto, una bella sorpresa, e sono rimasto veramente, come dire, sorpreso di questa, che era uguale, era, e non so come l'hanno fatto, come l'hanno spiegato, perché come l'hanno spiegato. Sei anche diventato il direttore artistico del Teatro Cilea. Che cosa hai in mente? Come rivoluzionerai la cultura e il teatro in Campania? Non ho questa pretesa, non sono certamente io che vengo a Napoli a rivoluzionare la cultura. Io voglio soltanto fare qualcosa per la mia città. Grazie a Dio nel mio mestiere ho avuto modo di conoscere tanti artisti, tanti amici, e quindi mi rivolgo a loro e cerco di portarli al Teatro Cilea, che l'hanno sempre considerato chissà perché un teatro di serie B, e io farò di tutto diventare un teatro di serie. Quante iniziative per incrementare? Quello che fanno praticamente un po' tutti, ognuno cerca di produrre, e quindi poi chiaramente si chiede alla regione un aiuto che non sempre arriva, perché non tutti siamo uguali, ma purtroppo si fanno delle differenze che purtroppo funziona così, però piano piano noi siamo privati, investiamo noi. I nostri soldi ci mettiamo lì, e che Dio ci aiuti, e che questo è la nostra fortuna, la gente, perché se non sentono loro, l'artista in palcoscenico, se non c'è il pubblico, ma chi ci sta a fare?